Buongiorno a tutti. Questo video ha lo scopo di presentare brevemente e in maniera generale il progetto portato a termine dai sottoscritti riguardante la stabilizzazione dell'evitatore magnetico presente nel laboratorio di sistemi dinamici e non lineari dell'Università di Firenze. Per lo scopo ci siamo avvalsi dell'utilizzo del software Simulink per lo sviluppo dell'algoritmo di controllo e della scheda elettronica Arduino Mega come controllore reale dell'elettrocalamita e come elaboratore del segnale di misura in uscita dai sensori di posizione del levitatore. Il levitatore ha le seguenti caratteristiche. I suoi parametri sono stati identificati da un gruppo di ricerca precedente al nostro. Attraverso questi dati abbiamo modellizzato in Simulink il comportamento fisico-matematico del levitatore. E poi abbiamo sviluppato un controllo di tipo sliding mode, quindi non lineare. Lo schema Simulink finale e utilizzato per il testing è il seguente. Il levitatore magnetico possiede un suo algoritmo e circuito di controllo per stabilizzare la sfera. La particolarità del nostro progetto è di utilizzare un controllore esterno, come Arduino, nella modalità external mode di Simulink. Cioè i parametri di controllo possono essere modificati e i dati elaborati possono essere plottati in real time direttamente su Simulink. Questa modalità, diversamente da quello che succederebbe buildando ogni volta l'algoritmo, permette un più rapido sviluppo del controllo, perché esso può essere modificato senza dover fermare il processo. Il problema è che il tempo di elaborazione del segnale è più lungo rispetto a quello in modalità standalone. Questo può causare instabilità nel processo controllato e si deve stare attenti ai limiti del sistema per evitare di saturare i segnali di controllo. Per sviluppare un buon controllo è necessario studiare il modo in cui il segnale di misura in uscita dal levitatore viene elaborato, al fine di ottenere in uscita dal mio controllore un segnale stabilizzante per il processo. Arduino Mega ha un convertitore ADC da 10 bit, ma non ha un convertitore DAC. Per il progetto sono state comprate due schede ausiliarie, un convertitore ADC da 12 bit con 8 canali e 100 kilosample per secondo, e un DAC da 12 bit con clock supportato fino a 20 MHz. Entrambe le schede comunicano attraverso interfaccia SPI. Per poter utilizzare le suddette schede è necessario studiare dapprima i datasheet e poi il codice C++ a loro allegato. Simulink è in grado di eseguire codice C++ attraverso l'utilizzo del blocco S-Function Builder. Questo blocco rende comprensibile al compilatore di Simulink il codice desiderato, che poi può essere caricato direttamente sull'hardware. Per l'utilizzo del codice in external mode, è stato necessario modificare alcune righe di codice relative alle schede. Per esempio, non è possibile caricare cicli indefiniti, qualora siano presenti, sulla scheda per questo tipo di modalità, è quindi necessario modificarli. È necessario fare attenzione alle inclusioni delle librerie per evitare che ci siano ripetizioni e che il compilatore dia errore. Una volta realizzate le S-Function, è possibile caricare attraverso l'external mode il controllo sviluppato sulle schede elettroniche e quindi effettuare le misure necessarie per lo sviluppo di un controllo sempre più efficiente. In conclusione, l'external mode non introduce troppo ritardo e la velocità di campionamento è tale da consentire la stabilizzazione della sfera nel punto di equilibrio desiderato. Lo sliding mode control dà ottimi risultati in quanto a prestazione e robustezza del controllo. La scheda Arduino con annessi ADC e DAC si rivela molto versatile per la sua compattezza e può essere riprogrammata in modo semplice per il controllo di altri processi fisici. Di seguito il video del levitatore in azione. Grazie per l'attenzione.